La poesia, che non è solo un testo letterario in versi, anzi direi che solo poche volte lo è, ma poesia è un giudizio critico di assoluta bellezza, quindi qualsiasi cosa che riesce a raggiungere uno status di magnificenza. E noi ne abbiamo un esempio proprio nei nostri luoghi e nelle cose che custodiamo, che per noi sono cose, come dice Remo Bodei, facendo una distinzione netta tra oggetti e cose, dove gli oggetti sono quelle, tra virgolette, cose che usiamo e gettiamo via, mentre le cose sono gli stessi oggetti a cui diamo un significato affettivo. Devo dire, inoltre, che il premio Cilento Poesia parte da un discorso di umiltà, guarda la poesia come viene rivalutata nel Novecento, a partire da questo secolo infatti si tende ad abbassare i toni, gli oggetti aulici, i grandi eventi non sono più al centro della poesia, ma al centro viene messo l'uomo comune, la gente comune. Diceva Hegel nell'estetica, guardando a dei quadri di pittori olandesi, no? C'era una sorpresa iniziale nel vedere che veniva messo al centro del discorso le giacche bisunte, gli uomini che fumavano la pipa e cose di cui normalmente noi non ci curiamo, e quindi ci si chiedeva: ma dov'è la poesia? A ben guardare, diceva lo stesso Hegel, la poesia è proprio in quelle piccole cose, sebbene sarà proprio un grande avvenimento che ci farà prendere coscienza di tutto questo, ossia la Prima Guerra Mondiale, dove il poeta capisce che non può più dare grandi risposte all'umanità, cade la figura vate di colui che sa tutto, perché non c'erano più parole ad esprimere, e verità per esprimere ciò che era successo, i 20 milioni di morti della Prima Guerra Mondiale, 40 milioni di morti, forse 20 milioni di feriti. E quindi Montale non a caso scriverà: non chiederci la parola, non chiederlo a noi, noi non sappiamo più qual è la verità, non abbiamo più risposte, possiamo solo dire qualcosa, sì, qualche ramo secco, per dire, possiamo dirvi giusto qualcosina, ma siamo rimasti muti, ammutoliti di fronte a tutto ciò che è successo. E quindi ecco che la poesia aveva bisogno di un nuovo linguaggio, che non fosse più aulico, ma era quello della povera gente che cercava di ricostruire passo dopo passo, e il linguaggio si deve adeguare a tutto ciò. Ed ecco, insomma, che si riparte dalle povere cose che sono la vera identità dell'uomo, perché nella semplicità il valore più alto dell'uomo, e mi permetto di dire, visto che sono in casa, del nostro Cilento. Grazie Menotti, ovviamente come sempre delle bellissime parole, direi poetiche. Continuiamo sempre con i nostri contributi video, è bello ecco sentire, ascoltare le persone vicine a Menotti Lerro, ma anche al sindaco di questo bellissimo comune, che cosa ne pensano su questa manifestazione. Nella terra di Parmenide, un filosofo che scriveva i suoi pensieri in versi, non si può non ricordare anche quel che diceva Giacomo Leopardi, sommo poeta che si è poi scoperto essere anche grande filosofo. Ossia, che se non vuole essere un filosofo dimezzato, il filosofo deve conoscere le passioni, così come per converso il poeta deve conoscere la natura e le idee. Ma aggiungeva: per evitare degli ibridi, dopo questa immersione del filosofo nella poesia e del poeta nella filosofia, ciascuno deve stare al suo posto, il filosofo con la freddissima ragione e il poeta con le sue ardenti passioni, frutto dell'immaginazione. Con l'augurio che tutto il 10 agosto proceda per il meglio, un cordiale saluto. Remo Bodei.